Cari videogiocatori, ben ritrovati da Danimania Retro Games e ritorniamo di nuovo su NASCAR con la PlayStation 1. Questo, come potete vedere, si chiama NASCAR Heat. Diciamo che è l'antenato di NASCAR Heat per PlayStation 4, quella che io ho, che è fantastico tra l'altro. E noi intanto iniziamo a vedere la intro con i vari piloti e si intravede anche un po' il gameplay, il gioco. Ok, andiamo avanti. Questo gioco l'ho controllato prima di farne un gameplay e non ci sono bug, quindi non è come quello là, ma direi anzi piuttosto carino, considerando che è molto molto vecchio. Facciamo un single player, vediamo un pochettino. Abbiamo Gian Andretti, Jeff Button, sono tanti qua i piloti, sono veramente tanti. Ma vediamo questo, dai, mi sa di Michael Schumacher. Allora, Atlanta, Bristol, California, Daytona, Las Vegas, Michigan, North Carolina. Voglio fare North Carolina, andiamo a North Carolina. No, facciamo direttamente il race, non andiamo a fare né qualifiche né prove e tutt'altro. Ok, iniziamo questo gameplay, spero di fare un buon gameplay, vediamo che cosa esce fuori. Ci provo, ragazzi, ci provo. Ripeto, con la PlayStation 4 giocando a questo gioco io faccio dei ottimi punteggi, arrivo in classifiche pure. Ma ok, la grafica non è niente male per l'epoca. Ok, dai, le telecamere sono 3, oh perfetto, scegliamo questa. Forse è meglio questa, dall'alto si vede meglio. Così. Mi piace questa visuale, però con questa riesco a vedere, oh, con questa riesco a vedere meglio. Dai, dai. Ragazzi, se conoscete questo gioco, lo avete giocato, dite un po' cosa ne pensate. Non a molti giocatori piace NASCAR perché si gioca in un circuito chiuso, rotondo, ovale, quello che sia. E quindi dice, ma la pista è così, ma questa è la particolarità di NASCAR. Io vedo anche le serie, beh, non sempre, su YouTube vedo di tanto in tanto il vero NASCAR, appunto, lo ne sono iscritto e quindi vedo anche punteggi, alcune gare, ed è veramente molto bello, molto bello. Sono primo, ragazzi, sono primo, dai, avete visto? Se non ci sono bug io riesco comunque. Momenti. Oh, non riesco a vedere dietro, qual è il tasto? Ok, lo facciamo questa camera. Sono secondo, ma forse riesco a passarlo. Togliti! Riuscito a passarlo, ragazzi, sono ancora primo. Oh, ero primo. Non vorrei che... di nuovo primo. Ok, no, devo passare. Se prendo la scia, cercano di passare, guarda un po'.
Basta che sbaglio un po', io rischio di perdere la gara, ma vorrei vincerla. O quantomeno arrivare tra i primi tre, ci arrivo ormai comunque, a meno che non faccio una giravolta con la macchina, ciao. Comunque, non ricordo se l'ho detto, scrivete nei commenti se conoscete questo gioco, lo avete giocato, quale tipo di NASCAR preferite. Io devo essere sincero, questo mi piace molto, parlando di PlayStation 1, attenzione, però beh, ho giocato anche quello per la PS2, PS3, mi ricordo anche di averlo giocato. E quello è PS4, comunque ce l'ho chiaramente, ragazzi, non c'è paragone tra grafica e giocabilità di gran lunga superiore. Nel frattempo io sono in quarta posizione, non capisco come mai. E è che li passo. Però, come ho detto, il primo gameplay di NASCAR che ho fatto, NASCAR Thunder 2004, credo sia, è il più bel gioco di NASCAR uscito per PlayStation 1. Purtroppo l'emulazione me lo dà con molti errori di bug e quindi è impossibile giocarci. Poi ho visto questo, NASCAR Heat, e onestamente sono stato incuriosito. Race Over, sono arrivato in seconda posizione, niente male. Beh ragazzi, io preferivo arrivare primo, però non mi lamento perché comunque la seconda posizione non è niente male. Ragazzi, questo è il gioco, ho fatto solamente circa 6 minuti di gameplay, non tanti, ma efficaci. Ok, scrivete un po' qua nei commenti cosa vi pare di questo gioco e mettete un like, iscrivetevi a questo canale. Noi ci ritroviamo al prossimo video. Un saluto dal vostro Dani Mania. Ciao ragazzi!